Bene amiche, bene amici, oggi un argomento particolare dedicato ad un commento, ad una doppia domanda direi di Denise Ditta che lo riporta sotto diciamo, al punto dedicato ai commenti della mia pagina dedicata appunto alle live che trovate tra l'altro il link in descrizione. Bene, lei cosa dice? Lo riassumo perché è piuttosto lunghetto come potete vedere. Partiamo dal primo punto. Lei dice: io ho zii, parenti vari che partono, vanno, dice, in Svizzera, in America, in Romania, anche mio padre in Libia e via dicendo, e poi in giro per l'Italia. In pratica descrive la sua famiglia come persone che trovano, si dice, la soluzione spostandosi. Questa è una modalità come tante altre. Però lei dice che e ora sembra toccare a me, cioè viaggio dall'età di 13 anni, prima a Como, a Malta e via dicendo. Però dice, c'è un viaggio che io voglio fare ed è a Siena, dove praticamente vuole andare dalla persona a cui lei si è affezionata sentimentalmente, ma qualcosa blocca questo viaggio. Attraverso questo video risposta a punti di viaggio, io spiegherò come mai esistono situazioni dove, pur essendoci tutte le carte in regola, e addirittura se vogliamo, la genealogia, immigrando spesso, potrebbe spingerti e favorirti quindi questo viaggio, niente, questo viaggio non si compie. Però vediamo il tutto dopo la sigla. Prima di tutto, vediamo cosa comporta avere degli antenati che si spostarono spesso. Beh, si è creata una equazione, le chiamo così, chi mi conosce sa che uso questo termine, a livello inconscio, soprattutto inconscio familiare, dove spostarsi salva la vita a se stessi e ai discendenti perché dà da mangiare e via dicendo. Altra equazione che si crea, rimanere nei pressi del nido non conviene, qualcosa potrebbe andare storto. Ma allora, se tutto questo, queste due equazioni sembrano giocare a favore affinché lei vada a Siena, dobbiamo vedere cosa può essere accaduto, potrebbe essere accaduto più in là tra gli antenati, addirittura un po' prima di questi emigranti tra zii, parenti vari e padre. Qualcosa che dice non ti conviene andare a Siena, specialmente se si tratta di una storia sentimentale. Prendiamo la cosa con semplicità. E diciamo che una coppia tra queste che si spostò andò a vivere in un paese X, ce la inventiamo, negli Stati Uniti. Effettivamente ci andarono in America, ma diciamo gli Stati Uniti. Quindi vuol dire che la famiglia si è trovata di fronte ad un bivio. O rimaniamo in Italia ed eventualmente passiamo fame, o emigriamo per mangiare. Però va vista non solo attraverso gli occhi, esempio del padre che cerca di far di tutto per salvare la famiglia, non che la madre questa cosa non la riguardasse, ci mancherebbe, però è più un ruolo maschile questo. Ma come l'ha vissuta questa donna, la moglie che seguì il marito? Lei dice: dove vai tu, ci vado anch'io ed eventualmente anche la prole, se fosse il caso. Bisogna vedere quel gesto di lei che si sposta dopo, cos'è accaduto? Esempio. Emigrò dopo un anno o due, si ammalò il fratello, ipotesi di lei, si ammalò talmente tanto che poi dove, insomma, morì di malattia, ipotizziamo un tumore, e lei non poté fare assistenza, non poté stargli vicino, quantomeno non come lei avrebbe veramente desiderato, e se ne fece un senso di colpa. Gli sensi di colpa strutturano le strategie dei discendenti. In questo caso, dice l'inconscio familiare, seguire l'amato non è stato conveniente perché mi sono guadagnata un senso di colpa enorme nei confronti del fratello. Però questo è uno dei casi tra tanti. Vediamo invece un altro caso, quello dove lei segue il marito, ma si rende conto che la coppia non regge. Si rende conto che non è una coppia come lei desiderava, insomma, lei ritiene di non amare più il marito, o quantomeno non come era all'inizio di questa avventura, di questo spostamento, o perché lui la tradì, milioni di possibili combinazioni. Quindi, da una parte c'è una convenienza a spostarsi, dall'altra dice:
seguire l'amato, perché lo raggiungo anch'io come mia bisnonna raggiunse il bisnonno in America, insomma creò sofferenza. Però veniamo ora alla seconda sua domanda, perché lei ne fa due. Ipotesi, qui poi vedremo, c'è un'ipotesi che faccio, e dice: io e questo ragazzo viviamo in una situazione per la quale troviamo spesso similitudini di vissuto, di disagi salutari vissuti anche nello stesso momento, di emozioni, di gusti, di scelte, e potremmo continuare all'infinito. Insomma, lei si chiede come mai c'è tanta similitudine, e ben venga, dico io, tra me e il mio amato che si trova in questo caso a Siena. Allora, a livello inconscio, che tu sia simile o non sia simile al tuo partner potenziale è un dato quasi matematico, cioè non è che dice è conveniente essere simili, lo ha stabilito, lo hanno stabilito i fatti genealogici. Prendiamo ancora il caso di quella bisnonna, si spostò. Cosa avrebbe fatto felice lei? Che il marito fosse simile a lei. Lei era nella disperazione, nello stress, avrebbe desiderato tanto avere un uomo di fianco che pensava un po' cose come lei, simili. Questo è un fatto che riguarda tutte le coppie. Però in quel caso lei ne fece una depressione, uno stress, insomma qualcosa che magari i discendenti non hanno mai capito, perché lei viveva tutto questo interiormente, il che diventa a maggior ragione ancora un programma più forte. Però Denise, tu stai un pochino creando questa dinamica di similitudine. Lo hai attraverso la tua immagine, non la voglio far vedere per questioni di privacy. Già ho detto che ho detto il nome, come lo dico, lo faccio per tutti, però tu hai messo la tua immagine specchiata. Ci sei qui e ci sei qui. Cosa significa questo? Che in base a quello che noi utilizziamo, esempio nei social, creando una nostra identità, noi andiamo ad attirare di conseguenza una persona simile a quello che noi stiamo creando nei social, si diceva, perché noi attiriamo ciò che noi manifestiamo, prima di tutto, esempio fotografie, il nome e quant'altro. Mettendoti doppia un'immagine di te e un'immagine di te, stai dicendo io voglio un doppio di me. Va bene, non c'è niente di sbagliato, ma questo parte in origine da quel dramma potenziale della bisnonna. È ovvio che tu dovrai capire ancor più nei dettagli se ci fu una cosa del genere, se ci fu un fatto anche simile, in modo tale da capire il perché ti stai trovando così. Ripeto, essere simili è un pregio, è bellissimo, ma non sempre è la soluzione ad un dramma genealogico, perché potrebbe essere che qualcun altro avrebbe preferito avere dei punti di vista diversi dal partner per evolvere diversamente. Tutto dipende da come si sono composti gli eventi tra gli antenati. Bene Denise, allora io ti ho risposto alle due domande. Sapete che questo è un appunto di viaggio, sono delle riflessioni, non do rituali in certi casi, e poi i rituali ne ho dati talmente tanti finora che sono adattabili a tante situazioni. Ti devi trovare l'antenata sofferente, qualora ce ne sia una, oppure le antenate o l'antenato, perché qui va capita la tua storia genealogica, e agire di conseguenza con i vari rituali che io insegno. Sono adattabili, diciamo così, in tantissime situazioni. Non posso continuare a spiegare gli stessi rituali. Bene, vi invito a mettere un bellissimo like a questo video e ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, cliccando sulla campanellina, così vi arrivano le notifiche delle mie live. Tra l'altro vi ricordo, lunedì ore 21 siamo in live. E come sempre vi ricordo che qui sopra, per chi mi segue da Facebook, e qui sotto da YouTube, ci sono tre link. Il primissimo in ordine vi permette di accedere a questa pagina del sito dedicata alle sessioni private di sblocco, vengono chiamate, per poter sbloccare una situazione lavorativa, sentimentale, finanziaria, qualcosa che dalla quale non riesci a uscire, una sorta di labirinto, come l'ho definito l'altro giorno in un video. Basta compilare il primo modulo e avrai informazioni gratuite e senza impegno dalla mia collaboratrice. Compilando invece il secondo modulo potrai avere informazioni per un ciclo dedicato all'attivazione della chiaroveggenza, che è un percorso che prevede comunque una sessione di sblocco. Prima dobbiamo conoscerci,
capire un attimino i punti di forza e debolezza, agire per prepararci a questo percorso privato e personale, non è di gruppo come alcuni hanno capito. Bene, il secondo link invece vi permette di accedere a quest'altra pagina del sito dedicata ai miei videocorsi, corso di lettura della matrice, corso di numerologia e DNA, e sono videocorsi di file condivisi, non avete bisogno di alcuna competenza tecnologica. Vi arriva un'email dove io ho già pensato a tutte le chiavi di accesso, dovete solo esclusivamente cliccare sul tasto apri, basta, non dovete fare altro. Poi da lì c'è un elenco di video, a seconda di dove sei arrivata, parte in automatico, quindi meglio di così non si può. Funziona tipo YouTube, solo che non c'è la pubblicità di lato. Vi arrivano anche i file delle dispense che potete, dispensine che potete stamparvi comodamente o vederle a video come volete voi, possono essere visti da un cellulare, da uno smartphone, da un tablet, da un computer, da dove volete voi, e deciderete voi i tempi. Praticamente potete guardarli anche in anni, ripassarli, studiarli. Questo è il bello di un video seminario corso, perché potete rivedere qualcosa che magari vi è ancora lì nel dubbio, non avete capito bene, cosa che normalmente dal vivo non si può più di tanto fare. Il terzo link invece vi permette di accedere alla pagina del sito dove c'è il calendario delle mie live, dove potete, come ha fatto Denise e altri, portare delle domande. Se sono attinenti alla live, io le porto in live e vediamo un attimino di spiegare, ecco, dare una risposta a voi che mi avete fatto la domanda. Altrimenti, se c'è la possibilità, dedico un video di risposta con rituali o con modalità, punti di viaggio, che sono semplicemente spiegazioni di cosa ci sta alla base per capirci di più. Insomma, vedremo sul momento. Intanto vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzac.net.